Perché sì, perché oggi affinché una legge attraverso Camera e Senato possa diventare, diciamo, realtà, passano in media 833 giorni. Questo significa che in una società globale e dove l'economia ha bisogno di ragionare in tempi reali sui suoi provvedimenti, c'è bisogno di una modernizzazione e di una velocizzazione del sistema legislativo. Perché sì, anche qui in Calabria? Perché ci sono tante materie concorrenti, cioè tra la Regione e lo Stato centrale divise, ma che restano molto spesso immobilizzate, perché attraverso il consulto con la Conferenza Stato-Regioni in materie come turismo, come energia, come infrastrutture, se solo pensiamo un esempio, per quanto riguarda il raddoppio della linea ferroviaria sull'Adriatica, la Regione Molise ha posto il veto per i suoi 33 chilometri e un'opera così immensa ed importante che riguarda tutta una serie di regioni non vede la luce. Ecco perché bisogna votare sì, perché il Paese ha bisogno di cambiamenti, di modernizzazione e non è, come dire, una riforma di una parte politica, ma è una riforma per gli italiani. Andrà a finire esattamente come nelle due precedenti occasioni. Noi facciamo una manovra decisa che comprensibilmente l'Europa vorrebbe un po' meno espansiva, noi teniamo duro mentre le opposizioni speculano contro l'Italia e poi puntualmente la manovra si chiude esattamente come noi l'avevamo impostata. È già successo due volte, succederà anche questa. La Corte Costituzionale ha bocciato la riforma sulla pubblica amministrazione. Succederà che purtroppo bisognerà ricominciare un processo complesso e direi che questo episodio, che è l'ultimo di una lunghissima serie che va avanti da 15 anni, dimostra una volta di più come un sistema dove basta una regione a essere contraria su una cosa dove invece Stato e altre 19 regioni sono d'accordo, e quando basta questo a bloccare tutto, è un sistema che non funziona. Oggi è il Veneto a esultare, altre 19 volte sarà il Veneto invece a lamentarsi del blocco da parte di altre regioni, tutte e 20 le volte è il Paese che rimane bloccato. Lei si trova qui in Calabria per invitare a votare sì, perché votare sì, ma soprattutto perché i calabresi dovrebbero dire sì a questa riforma? I calabresi devono dire sì per lo stesso motivo per cui lo dicono tutti gli altri italiani. Qui si parla di una riforma costituzionale del Paese e conta prima di tutto proprio la uniformità sul piano nazionale della consultazione. Il sì è abbastanza scontato nella misura in cui si immagini di essere già oggi nel sistema disegnato dalla riforma e arrivi qualcuno che ci proponga invece di introdurre una seconda Camera doppione della prima, che ci proponga di metterci dentro 315 persone al posto di 100 e di pagarle, che ci proponga di togliere un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali, che ci proponga di introdurre il finanziamento pubblico ai gruppi consigliari regionali e ai gruppi del Senato. Se qualcuno ci proponesse questo, tutti diremmo subito no. E quel no è il sì al voto del 4 dicembre.